Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di God of War. Continuiamo con l'esplorazione, riprendiamo da dove eravamo rimasti, cioè sull'isoletta, dove avevamo appena finito di esplorare tutto qua. Ah, già vedo qualcosa da prendere attaccato al ramo, e si viaggia. Mimir, c'era un altare di una gigantesca, con tanti libri e visioni. Ah, deve essere Groa, la custode del sapere. Era una potente strega che raccolse tutti i tomi sulla saggezza arcana che trovò nei regni, sperando di aumentare la propria preveggenza in modo da trovare il marito scomparso, Orvandil. Ma non scorse il marito nelle sue visioni. Infatti Groa, che vedeva più in là di ogni passato e futuro, assisté a Ragnarok, la fine e l'inizio di ogni cosa. Quando Odino venne a sapere della profezia finale, decise di derubarla del suo sapere e tenerselo per sé. O te la posso raccontare più tardi? Dove cazzo l'avevo lasciata l'ascia? I braceri di Tyr, un simbolo di luce che lega insieme tutti i regni. Perché avrà usato quelle strane rune? Ora che lo dici, non l'avrebbe fatto. Andiamo un po' dai nani. Anzi, no, non ci voglio entrare. Fatto. Beh, voi signori sì che ci sapete fare. So di non essere molto al corrente della situazione, ma da quando in qua i morti non restano morti? Una resurrezione tra amici è un conto, ci mancherebbe. Ma è come se l'intero Hell si fosse riversato a Midgard. Frey ha detto che il mondo è squilibrato, che qualcuno ha interferito con forze potenti. Oh, questo è chiaro. E Odino è il re degli intriganti. Ma cosa può aver fatto per provocare questo? Potrebbero essere coinvolte le Valchirie. In tal caso, starebbe giocando con il fuoco. Ehi là! Devo chiedervi un altro favore. Che cosa vuoi, nano? Ho un indizio sul mio amico Andvari. Ci vediamo alle miniere di Landsudr? C'è un grasso bottino in palio per voi. Un altro indizio? Ma abbiamo già trovato Andvari. Anzi, la sua mano. Ve ne parlerò alle miniere. Si trovano a sud di Passo Fluviale. Ora, vi volete muovere? O volete restare lì tutto il giorno a bocca aperta senza dire una parola? Ecco, sarà per la prossima. A fare sta questo vai. Mimir, puoi finire la tua storia? Odino tramava per ottenere le visioni del Ragnarok di Groa, la custode del sapere.
Groa conosceva Odino perché si recava da lei per i suoi servigi e lo accolse nella biblioteca da amico. Ma non sapeva che il responsabile della scomparsa di suo marito era Odino, il quale aveva usato un sortilegio per nasconderne la morte per mano di Thor. Sorridendo, Odino la prese per la gola e con le sue stesse mani la privò della biblioteca e della vita. Sapevo che Odino era cattivo, ma è così... Spietato? Barbaro? Senza cuore? Odino è fatto così. In effetti dovremmo starcene qui seduti in silenzio per un po' a riflettere su quanto possa essere crudele. Allora... Rifletti ancora. Questi spaghetti sono bellissimi. Cosa c'è laggiù? Dove? Laggiù dove cazzo? Indica. Guarda, guarda chi arriva! Dai. Parla a questo anello qui. Cosa? Non sento i pensieri degli anelli. Sta parlando con me, è Andvari. Ah, lo sapevo. Dice che andò alle miniere di Volundar per osservare il suo sbaglio. Ma il Mangianime lo attaccò. Così, mentre veniva squartato, con una magia ha passato la sua anima su questo anello. E poi lui... Che ne è stato della sua roba? Andvari aveva un laboratorio qui, con ogni genere di aggeggi e strumenti elaborati. È un martello da favola. Ti ha detto se si trova ancora lì? Lo... stai innervosendo. E allora? Voi altri portate Andvari con voi e date un'occhiata in giro. Se trovate il suo martello, costruirò qualcosa di davvero carino per voi. Ehi voi, non dimenticatevi la pietra d'accesso. Non vuole che prendiamo la sua roba. Non mi importa. Io non glielo dirò. Nemici. Sono sempre pronto. Avanti, nemici! Fate occhio!
bello essere alleati. Sì. Anvari dice che questo nano è finito e che è morto a causa sua. Sembrava triste. La tristezza dell'anello ha poca importanza. Questo non gli è piaciuto. Non vuole che andiamo laggiù. Che non scende più velocemente. Incubi! Incubi! Schifosi insetti! Zittisci quell'anello. Ma come? Un mangiano. E un viandante. Occhio. Oh.
Un mangianime morto. Che ci fa un mangianime qui? In che senso è colpa tua? Devi ignorarlo. È un po' difficile per me ignorarlo. Complessa sto dungeon, perché non riesco a capire dove cazzo devo andare. Cioè, oddio, so, ho capito dove cazzo devo andare, però sto perdendo qualcosa, un attimo indietro. C'è parecchia roba qua. Molto sicuro.
laboratorio lassù. Lo so, un anello parlante inaffidabile. Stai pronto! Talismano buono, decente. Ehi. Ascolta, gli uomini di Anvari hanno fatto cose brutte. Lui è contento che tu abbia distrutto il laboratorio e si pente di averci ingannato. Il martello è oltre questa porta. Ragazzo. Sì. Chi l'avrà scritto? Che splendido martello. Anvari ci ringrazia. Con il nano blu. Concentrati. Padre Occhio. Yeah.
Ma lo sai cosa stavo pensando? Una cosa. Che io non sono andato su una specie di ascensorino che ho visto qua. Ragazzo, qui. Certo. Un'altra mappa. Sì. Ecco il martello dell'alchimista. Che spirito molesto. Ah, Andvari era un rompiscatole. Ma come alchimista era formidabile. Datemelo che lo faccio fondere. Cosa? Vuoi fondere il tuo amico? Ne serve proprio un'anima intrappolata per arricchire il vostro premio. Non lo volete più? Padre, non possiamo darglielo. Ecco, tienilo tu. Ci sarà utile, te lo assicuro. Va bene. Basta che si dimostri utile. Il ragazzo ha il cuore tenero, eh? Beh, gli passerà. Oh, quasi dimenticavo. Brock, il nostro nuovo amico Mimir. Lo conosco. Oh, perché non l'hai detto? Lui sa perché. Io so perché. Tu sai perché. Silenzio. Adesso basta. Sai, mi pento di avervi presentato. Tu e Sindri non potete fare pace. Non sarà successa una cosa tanto terribile. In fondo siete parenti. Non farmi il predicozzo! Non sono stato io a dimenticare quello che rappresentava il nostro nome. Le armi che abbiamo creato sono state leggendarie nei nove regni per così tanti anni che ho perso il conto. Non si butta via tutto per un brutto... Un brutto cosa? Un brutto niente! Non hai un altro posto dove andare! Ehi, dov'è la tua bestia da soma? Quale? Me la sono mangiata. Ho finito di digerirla da poco. Ma perché l'hai fatto? Perché non faceva più latte. Ma era tua amica. Sarà contenta allora che sono così ben nutrito. Cavolo, ragazzo, sei proprio un sentimentale, lo sai. Ma non ti preoccupare. Tornerò presto alla mia attività. Ora sì che si ragiona. Pure, ragazzo. Ci vediamo quando ci vediamo. Bene, ragazzi, l'episodio finisce qui dopo questa seconda. Con questa quest secondaria. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!